L'albero era stato smontato e era conservato appunto dalla figlia che pazientemente l'ha ricostruito in questa sede che sembra proprio la sede ideale in quanto la sua struttura articolata colloquia perfettamente con la luce e con lo spazio che le è stato destinato in questo museo. Dal punto di vista tecnico è stata una grandissima impresa la sua realizzazione. In quanto è composto da un numero infinito di pezzi che sono stati cotti separatamente, che sono poi stati assemblati seguendo un preciso ordine in questa struttura che è stata appunto ricostruita per il nostro museo.